Benvenuti in questo nuovo video, siamo qua nella mod vita da gangster, siamo sempre qua nelle vie di Scampia, sono le 21 di sera e giù nel garage c'è Timmy. Dopo tanto tempo si è fatto vivo Timmy, è la prima volta che vede la base, però a lui non interessa più di tanto perché preferisce i motori, i garage, quelle cose lì. Però ragazzi, mi tocca fare un regalo a Timmy perché sono 2 settimane che mi sta assillando, me lo dice continuamente. E va trovando un motocross, una Yamaha YZF 450 del 2021, quindi uno degli ultimi modelli. Adesso la cosa che io penso sempre, no? Timmy ha un sacco di soldi perché comunque ha fatto colpi, ha fatto cose con me, però c'ha sempre quel vizio che deve chiedere a me, visto che sono il padre, vuole i regali da me. Perché è rimasta ancora ai tempi di quando era piccolo. Però ragazzi, che devo fare? Lo accontento, la compro pure io, già che mi trovo, così poi andiamo comunque a raggiungere un veicolo in più che male non fa. Perfetto, qua tutto a posto, si lavora sempre, pure alle 21, non stop ragazzi, inutile che ve lo faccio vedere sempre, poi prossimamente andiamo più nel dettaglio, poi come avete visto pure con la mod dell'SPDFR, ci stanno comunque dietro tantissimo, in questo momento pure ci stanno sorvegliando. Franklin non lo sa, però noi che facciamo i video lo sappiamo. E prossimamente succederà qualche guerra. Niente, scendiamo da qua, vediamo se Timmy ci sta. Ho lasciato la macchina nel garage, vediamo se c'è Timmy. Ah, eccolo qua, ragazzi. Timmy mi stava aspettando. Oggi si esce con questa, vedete, BMW X6M Competition, nero opaco, cerchi in lega, pinze blu, interni neri e quasi comunque una Batmobile. Perfetto, Timmy, andiamo. T'accontento, però mi devo sbrigare, lo sai che non posso uscire. E voi scherzate su sta cosa, voi scherzate, cioè veramente ragazzi, finché non mi arrestano questi qua non si arrendono. Ogni volta mi chiamano, fanno vieni, 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 ma io non mi posso muovere, Timmy. Quindi questa è la prima e l'ultima volta che esco, ok? Facciamo presto, prendiamo sta moto e vattene, ok? Vattene. Perfetto, ragazzi, dai, sali, TMH. Ok, ragazzi, ecco Timmy. Allora, usciamo qua dalle vele. Che mostro di macchina, ragazzi, mamma mia. X6M Competition. Vabbè, esco di qua così facciamo prima perché là c'è tanta gente che sta entrando, quindi non è il caso, ragazzi, capace che le investo poi. Che qua dobbiamo correre. Attenzione al muro che non si vede questi fari. Allora, perfetto. Mettiamo un attimo il punto e dobbiamo arrivare qua, ragazzi. Questo motocross che dice Timmy lo ha solamente questo negozio per ora, Rock for Deals. Quindi guardate quanto mi tocca rischiare per colpa di Timmy. E ripeto, nella serie LSPDFR ci stanno guardando. In questo momento ci stanno guardando, ragazzi. Non lo sappiamo, ma ci stanno guardando. E scherziamo. Facciamo così, sto Timmy che non se ne frega di niente, ragazzi. Ha visto questa moto da qualche youtuber e la vuole pure lui. Per il resto non ho messo la webcam perché non mi andava. Per il momento ho fatto una pausa, poi riprenderemo domani. Non ci sono problemi. Dai. Sono curioso pure io, ragazzi. Non glielo dico a Timmy, ma in fondo sono curioso pure io perché la YZ piace pure a me. Non le sto usando ultimamente per fare rapine perché vedete come siamo braccati da tutti i fronti, quindi siamo un po' fermi per quanto riguarda le rapine, però dobbiamo riprendere perché è la parte più divertente secondo me. Stare lì nella base, si fa i soldi, fai un sacco di cose, però poi ti annoi a stare fermo, quindi preferisco il rischio, però almeno ci divertiamo. Tanto guardate qua, ragazzi, sta BMW. Può essere pure un SUV, può essere quello che vuole, può pesare pure 1000-3000 kg, però viaggio sempre. E poi scoppietto. Dai, diamoci una mossa, Timmish, diamoci una mossa. Chissà che fine ha fatto Toretto, ragazzi. Toretto è l'unico che ultimamente non lo vedo, Sa della base, però non vuole avere niente a che fare con noi, capito? Quello è il problema.
Allora, cerchiamo un attimo un posto. Le moto dove stanno, ragazzi? Le moto. Ah, ok, eccolo qua il negozio delle moto. Allora, facciamo una cosa, parcheggiamo un attimo la macchina qua. Eh sì, a sto punto, ragazzi, cioè, la metto qua, poco visibile. Andiamo a vedere, dimmi, andiamo a vedere. Andiamo a vedere questo qua che rompe sempre, ragazzi, rompe sempre, dimmi. Si è fissato, forse mi vogliono far uscire. Poi addirittura qua, che c'è, ci sono tante macchine. Traffico, può essere pure polizia, cioè, e dimmi scherza, ragazzi, mi devo guardare gli occhi qua, cioè, mi devo guardare le spalle. Andiamo a vedere, questo qua già sa che stiamo arrivando, ed eccole là, già le vedo, ragazzi, già le vedo. Ah, entra, dimmi, vieni, qua come vedete questo qua è proprio un negozio di moto, Exotic Motorcycle Dealership, quindi abbiamo diversi modelli. Come lo Yamaha T-Max, la Ducati Panigale, poi abbiamo questa bellissima Honda, forse sì, CBR 1000, guardate qua, ragazzi. No, aspettate, voglio sentire il sound, vediamo un attimo. Mamma mia, ragazzi. È bellissima, ragazzi. Vabbè, la Panigale che poi prossimamente compreremo. Andiamo di qua. Abbiamo l'X-Max, se non sbaglio. Questo qua, sì, 300. Sì, X-Max 300, ragazzi. Qua abbiamo pure questa bellissima Honda CB 500, ragazzi. Pure non male, pure fa la sua figura là in mezzo. Però per ora mi interessa. L'Honda Africa Twin. La BMW S1000RR. Questa qua. La Yamaha R1 e infine questi, ragazzi, guardate qua. Che tra l'altro vi lascio il link in descrizione se volete pure voi questi modelli qua. Vi lascio il gruppo dove li hanno. E se volete potete pure voi avere questi modelli. Dimmi, una è mia e una è tua. Vediamo un po' il sound, ragazzi. Ok, questa qua è 450, ragazzi. Vedete come stiamo bene qua sopra. Guarda che bicicletta, ragazzi, questa sì che viaggia. Vabbè, fammi parlare un attimo con sto tipo. Ui, allora dopo passa Marrazzo e ti paga, va bene? Perfetto. Dai, usciamo, Timmy. Vai. Dove va, ragazzi? Dimmi. Vabbè, io ho lasciato là la macchina, però poi dobbiamo prenderla. L'ho messa lì al sicuro, però ragazzi, mi sono convinto. L'ho preso pure io, che secondo me ci può tornare utile. Dove vai? Oddio, ragazzi, quanto impegno. Dove va? Andiamo di là, andiamo a vedere. Eccolo, Timmy. E vai, Timmy. Vabbè, noi tiriamolo, ragazzi, vediamo un po' come si comporta questo. Non male, non male. Non male per niente. Mamma mia, ragazzi, 187. Abbiamo proprio seminato a Timmy, ragazzi, proprio seminato a non finire. Vediamo un attimo qua dove ci porta. Ah, ok, da queste parti qua.
Non è male, ragazzi. Qua si accende anche la luce posteriore, come vedete. Però non ci conviene. Cioè, siamo visibili. Però spacca di brutto, ragazzi. Abbiamo fatto un ottimo acquisto. Non me l'ha venuto in mente, sinceramente. Però grazie a Timmy che rompe le scatole, me lo so comprarlo pure io. Mo' devo un attimo contattare Marrazzo. Dopo gli dico, prendi, paga quello, prendi la macchina e torna qua. Ora, 600. Vai. Ragazzi, quanto è veloce. Andiamo qua dentro. Wow, proprio non pigliavo questi, ragazzi. Però pure con questa, diciamo, vedete, fa tutto il giro del palazzo velocemente. Puoi scappare sicuramente. Sì, vabbè, con questa è chiaro che puoi scappare. Entri qua dentro così. Vai. Ti butti qua dentro. Bello, bello, ragazzi, niente da dire. Anche stavolta siamo tornati sani e saldi con un modello unico. Vi lascio il link in descrizione se volete, se lo volete anche voi. Andiamoci a parcheggiare, sennò qua è un macello, ragazzi. Poi Timmy, gliel'ho detto, non vieni qua dentro, gliel'ho detto. Ora è chiaro, ragazzi, ci hanno visti e stravisti, poliziotti che sono là, se ci sono, non lo sappiamo. Vediamo qua sotto. Mamma mia, ragazzi. Guarda là. Tre, due, uno. Bello, bello. È scoppiato pure. Guarda quanto è agile qua in mezzo. Oh, giusto in tempo, ragazzi, è finita la benzina qua. Eh sì. Fatemi sapere cosa ne pensate. Con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo video. Bella.